Bentornati in diretta dal Climatfest a Milano, Parco Nord. Sono qui con Lorella dell'associazione Iridanza. Vuole raccontarci un po' in cosa consiste questa associazione, Lorella? Sì. No, allora, noi siamo di Iridanza, che è un'associazione di danze popolari di Carnate. Siamo nati circa 13 anni fa da poche persone che si sono unite a ballare e poi piano piano la cosa si è evoluta, siamo diventati in tanti tantissimi. E adesso facciamo i corsi che sono a Osnago il lunedì e il giovedì, dove il lunedì facciamo corsi brevi tematici di un particolare posto del mondo e invece il giovedì facciamo corsi di danze popolari che vanno da settembre fino a maggio. Questo ci porta a proporci anche in feste, animazioni, ma anche dove ci chiamano. Abbiamo provato a fare delle esperienze in RSA piuttosto che in altri istituti dove ragazzi meno fortunati di noi hanno chiesto il nostro intervento per allietare magari dei pomeriggi, delle giornate. È la prima volta che partecipate al Climatfest? Sì, è la prima volta che veniamo qua, siamo stati invitati oggi per la prima volta. E com'è andata la giornata di oggi? Ma noi siamo appena arrivati, abbiamo trovato secondo noi un bellissimo posto, ci siamo scelti una zona d'ombra perché il nostro è una danza che porta un attimino a sudare, però molto bene. E invece Lorella, lei ha una formazione da danza? No, io non sono un insegnante, io sono il presidente di questa associazione e tantissimi anni che ballo, però non sono assolutamente un insegnante, però quando andiamo in esibizione piuttosto che animazione o cose di questo genere non abbiamo insegnanti, ma noi che siamo quelli diciamo più veterani insegniamo le danze o comunque noi abbiamo una preparazione perché ci siamo trovati per prepararci per questo evento e con le persone che si sono rese disponibili siamo venuti e abbiamo fatto tutto insieme, ma nessuno di noi qua presenti è insegnante. Per i corsi abbiamo invece insegnanti specializzati per la parte del mondo di cui insegniamo le danze. Ha voglia di raccontarmi come mai si è avvicinata proprio alle danze popolari? Sì, devo dire che la prima volta che l'ho vista è stato mio figlio che in terza media ha fatto un breve saggio di danze popolari a Carnate nel paese dove abitiamo. La cosa mi è piaciuta tantissimo, mi sono informata su quelle che erano le insegnanti e da lì poi il mio percorso. E suo figlio balla anche con lei, partecipa? Assolutamente no. No. Non c'è modo. Non c'è assolutamente. Tendenzialmente non è un ballo frequentato da molto giovani. Come mai questa cosa? In effetti è vero, le danze popolari non sono frequentate da giovani. No, allora li troviamo i giovani quando c'è un gruppo dal vivo, allora lì li troviamo più facilmente. Ma anche come spettatori? No, li troviamo come ballerini. Sì, ottimo. Sì, ce ne sono molti, quando c'è il gruppo dal vivo vengono. Diciamo che il target però delle nostre danze più o meno è questo, insomma, di un'età un po' media, ecco. Persone che comunque continuano a mettersi in gioco e si divertono. Sicuramente, che ci esibiamo anche nella giornata di oggi, ci siamo preparati molto e sì, si mettono tutti in gioco, volentieri. Abbiamo appena visto una danza popolare, hanno ballato pochi minuti fa, come si chiama? Chapeloise, bellissima, molto suggestiva. E tra l'altro, Elena, se vuoi inquadrare, sta avvenendo adesso un'altra danza per bambini. Sta insegnando, siccome c'è una bambina, ti stanno facendo vedere una danza di una bambina, una danza israeliana che racconta di una panettiera che impana il pane e poi alla fine lo brucia. È molto interessante. E prima mi stava dicendo che ci sono danze popolari che provengono da tutto il mondo, giusto? Sì, tutto il mondo. E quindi voi riuscite a impararle perché avete a che fare anche con altre persone che fanno la stessa cosa, provenienti da tutto il mondo, riuscite a incontrarvi? No, noi abbiamo l'insegnante dei corsi che porta lei le danze e ce le insegna. No? Tendenzialmente abbiamo provato ad avere persone rumene che ci hanno insegnato le loro danze, ma lo facciamo solo in stage di giornata, non facciamo un corso, è difficile trovare una persona qua che non è italiana che ci possa fare un corso. Certo, volevamo, se riusciamo magari, a fare un pezzettino della danza che avete fatto prima, se riusciamo. Adesso intanto vediamo un pezzettino di questa bellissima danza per questa bambina che si sta divertendo molto. Abbiamo detto una danza israeliana. Bellissima. Che nella traduzione italiana è la panettiera. Allora, questa è la spiegazione della Chapeloise. Quattro passi avanti direzione danza. Uno,
due, tre, quattro. Andando nella stessa direzione faccio quattro passi indietro. A questo punto rifaccio verso la direzione da cui venivo altri quattro passi in avanti, mi giro nuovamente, faccio quattro passi indietro nella stessa direzione. Con un saltello mi avvicino al compagno, con uno mi allontano e poi la donna passa davanti e cambia di posizione. A questo punto un saltello verso il compagno, uno verso l'esterno, la donna passa sotto il braccio dell'uomo e va a posizionarsi con l'uomo della coppia dietro. Lorella, voi fate anche altre attività oltre a quelle di cui mi ha raccontato? Sì, noi abbiamo anche fatto degli interventi nelle scuole elementari dove insegniamo ai bambini per varie età una danza che poi riproporranno i genitori nei saggi di fine anno. E adesso già per settembre abbiamo un paio di posti dove dobbiamo andare a fare questo tipo di danza. Lorella, grazie mille, molto interessante. Grazie mille.